Tommaso d'Aquino, il grande o un grande, teorizza orizzonti meravigliosi mentre apprezza speculativamente ogni dato, anche quando inciso umilmente nell'originario. Che cosa ho detto? L'acrostico di Tommaso d'Aquino. Ma è un acrostico a ragion veduta, perché noi siamo soliti pensare a Tommaso d'Aquino come ad un grande filosofo. Ma io penso che abbia ragioni da vendere il giudizio che invece ha dato un altro grande della storia della filosofia medievale, che era Étienne Gilson, il quale dice che Tommaso d'Aquino era un teologo filosofante, theologus philosophans. Il primato in San Tommaso è sempre quello della teologia. Se si vanno a vedere i commenti che San Tommaso fa ad Aristotele, quindi quando si comporta da filosofo, c'è sempre una punta teologica, perché dice: ma nel cristianesimo diciamo così. E questo penso che sia davvero l'animo di San Tommaso, quello che lo rende anche grande filosoficamente. Cioè la filosofia in qualche modo può essere considerata come la parte rigida del nostro ragionare intorno alle cose. Però questa parte rigida del nostro ragionare intorno alle cose è come se galleggiasse dentro un ambiente molto più morbido, che è quello della fede. E la teologia è proprio questo. La fede è un'opera che insieme della teologia, opera della fede e della ragione, è la ragione che cerca di avere una comprensione di ciò che si crede, ma ciò che si crede non è deducibile, non è dimostrabile. O ti affidi fiduciosamente o non apprendi. San Tommaso è proprio così. E quindi anche nel suo modo di procedere nel conoscere filosofico ha sempre una grande attenzione agli elementi minimi, perché questi è come se specularmente lasciassero affacciare ciò che è massimo ed è incomprensibile. È bellissimo quella massima che noi usiamo anche nel nostro ordine per indicare la finalità della nostra istituzione, del nostro ordine, la predicazione dottrinale che matura dentro un quadro contemplativo. È celebre, eh? Sicut enim maius est illuminare quam lucere solum, ita maius est contemplata ali stradere quam contemplari solum. E uno dice, vabbè, come superiore l'illuminare qualcosa piuttosto che l'essere semplicemente luminosi, così è superiore il comunicare agli altri ciò che si è contemplato che l'essere semplicemente contemplativi. Ma da dove gli viene? Io certo ti metto in testa che è lì che guarda il lume, la lampada, cosa umilissima, e vede che nello stesso tempo è luminosa ma è anche capace di illuminare. E se è luminosa ed illumina è molto più interessante di quanto non sia semplicemente il suo essere luminosa. Quindi parte da dei dati che sono molto umili, ma appena li vede incisi nell'originario, specularmente riesce a riconvertirli in contenuti che sono molto alti, molto nobili. E così anche per quanto riguarda le teorie generali sulla realtà. È bellissimo questo altro testo che riempie sempre di fascino la nostra mente. Quando San Tommaso, trattando della creazione, dice che esiste una sorta di giustizia che il creatore ha nei confronti della creatura. Se Dio vuole creare un uomo, gli deve dare per giustizia la ragione. Come mai? Se l'uomo è animale razionale, se tu vuoi creare un uomo gli devi dare la ragione, altrimenti è un semplice animale, no? E quindi questo è un diritto di giustizia, come se Dio avesse una giustizia doverosa nei confronti della creatura. Ma poi rimane il fatto che è necessario che Dio crei un uomo? Dio ha un debito nei confronti di qualcosa perché sia? No, la creazione è trarre dal nulla tutte le cose. E quindi San Tommaso poi argomenta in questo modo: se un atto di giustizia dare un bene a chi merita quel bene, quando noi diamo un bene a chi non merita questo bene perché è nulla, beh, questo è un atto di misericordia. Quindi la stessa creazione in fondo è come un atto di misericordia. Allora, il senso che si deve dare a questa teoria è proprio questo: la parte rigida del nostro ragionare è sempre ambientata in qualche cosa di molto più morbido. Io riesco a capire le relazioni tra le parti,
ma non riesco a capire il tutto, perché il tutto non è dentro un altro complesso che può essere comprensivo e quindi descrittivo del tutto stesso. Quindi tutto il nostro ragionare rigido è ambientato in qualche cosa di morbido e di impalpabile, non è possibile giustificarlo né dedurlo. E questo qui è l'ambiente divino. E quindi il massimo della capacità di riflessione di San Tommaso, che certamente è grande filosofo, è nel suo essere teologo, è un philosophans theologus. Esiste anche un altro elemento che vorrei proporre come motivo di riflessione. C'è un'altra massima di San Tommaso che riflette sul tema del rapporto tra la grazia e la natura, anche questa è celeberrima, eh? Gratia non tollit naturam sed eam perficit. La grazia non toglie la natura ma la perfezione. Ma la perfezione. Beh, se dico tutte queste cose è chiaro che dovrò interpretare anche questa massima in questo senso, l'ambiente morbido in cui si colloca la dimensione rigida. L'ambiente morbido è la grazia, la dimensione rigida è la natura. E che cosa vuol dire che la grazia non toglie la natura ma la perfeziona? Tutti siamo battezzati noi, ma non è che dice, ecco, che sono battezzato, sono diventato meglio di Einstein. No, no. Anzi, senz'altro non pecco più, invece siamo sempre cedevoli. È che la grazia perfeziona la natura rendendola graziosa, la rende graziosa. Quando diciamo che qualcosa è grazioso, non intendiamo forse dire che è dotato di un certo fascino. Ecco, nella vita cristiana, nella comprensione di fede del mondo, così come è nello sguardo cristiano, se concepito nella grazia è visto con quella dimensione di fascino, perché poi tutto viene ricompreso nella morbidezza dell'accoglienza divina. Questo fa sì che San Tommaso sia un grande maestro nella teologia,